Lasagna fa rima con festa, solo che oggi vi scombussolo un pochino l'idea della lasagna perché vi insegnerò a prepararla aperta, ovvero una stratificazione di lasagne e altri ingredienti che andremo a servire e a preparare espresse in modo così da poter stupire in maniera indubbiamente interessante i nostri ospiti. Oggi lavoreremo appunto con le lasagne fresche all'uovo, sono anche queste un prodotto che fa parte delle eccellenze dei tesori di Pan Panorama. Poi abbiamo sia i funghetti che i carciofi grigliati, anche questo sarà uno sprint diverso al piatto, e infine la parte sapita gliela daremo con un parmigiano reggiano. Le lasagne le ho sbollentate prima in modo tale da lavorare poi in velocità, quindi circa 30 minuti di preparazione e una ventina di minuti di tempo per la cottura per un piatto che soddisferà ben 4 commensali. Ecco gli ingredienti per la ricetta di oggi: lasagne fresche all'uovo, carciofi a spicchi grigliati, funghi champignon grigliati, datterini gialli interi in succo, parmigiano reggiano DOP 30 mesi, pinoli, uva soltanina, arancia, scalogni, qualche rametto di timo fresco, olio extravergine d'oliva monocultivar taggiasca, aceto di mele, sale finissimo iodato, pepe. Alcuni di questi prodotti fanno parte delle linee I Tesori, Bio e Pan Panorama. Di solito le lasagne che trovate al banco frigo, quelle fresche che vi ho fatto vedere prima, possono essere utilizzate immediatamente. Il consiglio che vi posso dare è quello di appunto di sbollentarle per 1-2 minuti, non di più, prima. A questo punto possiamo, una volta sbollentate e raffreddate un po', le andiamo a tagliare. Questa è la sfoglia intera, questa è la sfoglia tagliata a metà e poi ancora a metà oppure solo a metà a seconda del piatto di servizio, se volete fare su un vassoietto rettangolare o su un piatto quadrato e più piccolo. Casseruola o padella antiaderente, un filo di olio extravergine d'oliva, in questo caso per questa ricetta ho scelto olive taggiasca, così mi dà un profumo ancora più interessante al piatto, e andiamo a versare lo scalogno. Quando hanno preso un attimo di doratura versiamo il corrispettivo di un paio di cucchiai di acqua, così andiamo a brasarli senza eccedere nell'olio. Carciofi 250 grammi e gli champignon 250 grammi. L'uvetta strizzata. Se non vi dovesse piacere l'arancio potete benissimo ammollare l'uvetta con un pochino di acqua tiepida. Infine i pinoli già tostati, così resteranno croccanti. Ora sfumiamo il tutto con un velo di aceto di mele. Lo lasciamo evaporare completamente qualche minuto e poi siamo pronti per impiattare. Quindi sul fondo un pochino di passata di pomodoro, le lasagne, come vi ricordo prima, le avevamo già tagliate in 4, un altro pochino di passata, la farcia, il parmigiano. Una macinata di pepe nero e possiamo semplicemente andare in tavola così, oppure se vogliamo proprio essere ancora più virtuosi passare per qualche minuto, ma veramente 2 o 3, sotto un grill del forno molto molto caldo. E buon appetito! Buon appetito da Anna Maria Pellegrino e da Pan Panorama. Queste e altre video ricette le puoi trovare nel sito di panpanorama.it.